Straordinario. Guardi, abbiamo iniziato credendo nel progetto, ma non sperando che ci fosse un ritorno così importante. Si sentiva l'esigenza di andare incontro alle donne. Milano, da questo punto di vista, è sempre stata una città all'avanguardia, dove le donne hanno sempre lavorato. Tutto bene, quindi? Purtroppo no, perché anche a Milano non si fanno figli, per esempio, oppure. Abbiamo registrato dei grandi problemi di stress, di disturbi del sonno, di ansia, eccetera, eccetera, proprio legati alla vita inconciliabile, vorrei dire, si parla tanto di conciliazione, di una donna che lavora. E quindi sentivamo l'esigenza di andare incontro alle donne sia per questa questione del lavoro, della conciliazione, ma anche per tante questioni. Tante volte la città offre delle soluzioni, o nel pubblico o nel privato, con l'associazionismo, eccetera, però non arriva la notizia, l'informazione alle donne. Ecco, i centri Milano Donna sono nati per aggregare, per informare e anche per registrare le esigenze, raccogliendole proprio dalla realtà sul territorio. E devo dire che sono decollati in un modo straordinario e bisogna portarli avanti, e bisogna incrementarli, bisogna crederci. Milano è sempre stata considerata la città dei diritti e quindi ovviamente anche il diritto alle pari opportunità di genere. Grandissima resilienza. Allora, bisogna premettere che è tutto interconnesso. Diciamo, quello che ha fatto accorgere che ci fossero delle cose che non andavano bene sono stati i dati sulla violenza di genere, no? Però la migliore arma di una donna contro la violenza di genere è l'autonomia. Questo è solo un esempio, è un'arma anche per tante altre cose, oltre ad essere un grande vantaggio per l'intera società, il fatto che le donne lavorino, no? Ecco, e quindi non si può occuparsi di un settore, cioè certamente è giusto lavorare, sostenere per esempio i centri antiviolenza, le case rifugio che si occupano di donne maltrattate, ma bisogna lavorare anche in senso culturale per cambiare la mentalità che mette donne e uomini su piani diversi, che è quello che porta poi a questo sintomo estremo e finale. Bisogna far sì che le donne siano autonome, bisogna far sì che le donne lavorino. Per far sì che le donne lavorino bisogna creare dei servizi che le sollevino e bisogna educare a una mentalità paritaria. Non solo nell'interesse delle donne, certamente, ma nell'interesse di tutta la società, donne e uomini.